Popolo tennistico, ragazzuole e ragazzuoli, siamo tornati su Topspin 2K25. Siamo tornati sulla carriera di Jannik Sinner e ad oggi vi spiego un po' quali sono state le modifiche, diciamo, i miglioramenti dall'episodio precedente. Allora, intanto abbiamo innanzitutto avvicinato un po' quello che è lo Jannik Sinner attuale a quello nostro virtuale. Infatti, come vedete, abbiamo un po' più di roba Nike, ci mancano giusto i polsini e i calzini, che purtroppo però con le cavigliere che porta lui esistono per ora solo quelli Boss, però per il resto ci siamo. Ve lo faccio vedere in spogliatoio. Diciamo che la maglietta non mi piace moltissimo, però ce la possiamo tenere, dai, alla fine ci può anche stare. La cosa più incredibile, abbiamo portato il nostro Pedro Gueada, allenatore e coach, a livello oro. Ciò ci consentirà di avere dei bonus maggiori, abbiamo delle sfide più impegnative e addirittura abbiamo una sfida costante, che è quella di mantenere uno standard qualitativo nelle partite di un certo livello. Come vedrete poi nelle partite ci sarà una percentuale accanto al nostro nome, al nostro punteggio, che scenderà o aumenterà in base alla qualità del nostro gioco e in base ai nostri errori, alla gravità dei nostri errori, questa scenderà di una certa percentuale. Si parte dal 50 per poi andare a aumentare o a diminuire. Ovviamente la sfida sta nel fatto che non bisogna mai scendere in realtà al di sotto di una certa percentuale, che non so attualmente ancora qual è. Successivamente siamo finalmente diventati nuovi talenti, per cui abbiamo sbloccato i famosi ATP 500, sì, TS 500, io li chiamerò ATP, e siamo 22esimi, no, anzi 21esimi al mondo. Per fare ciò ho dovuto ripetere un po' di volte alcuni tornei. In realtà non ho vissuto altri tornei, ho rigiocato per l'anno successivo, perché infatti siamo al secondo anno ad agosto, quasi finito. Ho rigiocato gli stessi tornei che avevamo già giocato e vinto insieme, per cui non mi sono neanche addirittura spoilerato neanche altri tornei, altri campi, niente. Abbiamo incontrato praticamente quasi gli stessi giocatori, che ovviamente mantengono anche loro un calendario più simile al nostro, e sono ritornati appunto negli stessi tornei dove li abbiamo devastati. Vedremo se questo stacco di difficoltà tra gli ATP 250 e 500 lo sentiremo tanto. Se lo sentiamo addirittura così tanto, cercherò di mantenere il molto difficile fin dall'inizio come era per ancora un po'. Per cui, ragazzuoli, ci vediamo dopo la sigla e sempre qui, mi raccomando, sigla breve. Come ATP 500 abbiamo lo Split Sports Complex in Europa meridionale, addirittura credo sia in Croazia, e andiamoci a partecipare. Abbiamo un'energia dell'85%, ce la dovremmo fare. La Madonna, proprio la presentazione addirittura. Bush Casablanca, aia, beccate questa. Pure i doppi, doppi difficilissimi comunque. Ho fatto, vabbè, non c'era bisogno però. Bene, ATP 250, ragazzi. Sapevamo che sarebbe successo. L'atleta che ci ha entusiasmato tutti è in lizza per il suo primo Top Spin 500. Mi sorprende, dopo tutto ha dimostrato un enorme impegno e ormai è un bel po' di tempo che gareggia a questi livelli. Deve solo dimostrare un'ultima cosa, di saper scendere in campo e vincere. Per la cronaca sono sicura che possa farcela. Allora, so che il suo è un debutto, ma ha le capacità, ma sì, ce la faremo, di mostrare al mondo di meritare, ma tutto sì, il clamore che suscita. Ce la facciamo, ce la facciamo. Sarebbe divertente se vincesse subito un Top Spin 500. Sì, tagliate però. Scattare un campanello d'allarme a un sacco di persone. Ci siamo. Abbiamo una differenza di livello esorbitante. Livello 15 contro un livello 8. Guardate bene le statistiche.
Abbiamo veramente, siamo decisamente molto sulla carta, siamo molto più seghe di lui. Bene, ci siamo in diretta dalla Croazia nello Split Sport Complex. Oggi è una giornata soleggiata con un bel calduccio, 27 gradi e un 40% di umidità, non poca. È abbastanza faticoso giocare con un tasso di umidità così elevato, però ce la dovremmo fare. Non siamo arrivati con il massimo delle forze e dell'energia a questo torneo. Però, insomma, quasi, quasi. Quindi adesso cerchiamo di impostare la partita, di capire il nostro avversario come gioca. E ogni volta devo rimettere la cazzo di telecamera. Va bene, ci siamo. Ottimo, si inizia subito con un dritto sulla riga, il che ci fa rendere molto fiduciosi del nostro gioco. Yannick ha iniziato con i carri armati, a tirare i carri armati di dritto. E beh, c'è da dire che le nostre statistiche aumentate già si sentono così, eh? Attenzione, i MIG! Andiamola a chiudere. Ho sbagliato tutto. Eh sì. Ho sbagliato, sono andato a rete senza la piena sicurezza. Attenzione. Si ritorna alla parità. Yannick non molla, soprattutto il suo game di servizio. E qui ci piazziamo bene, bene con i piedi. E un rovescio che sa di. Oh, attenzione, una riga! Però la prende molto bene il ragazzo. Però. Devo impostare più col topspin. Guarda qua che roba. Cosa ha preso? Qui ho sbagliato. Mi ricaccia indietro. Eh sì, bravo! Molto bravo, molto bravo, veramente. Oh, metto sulla linea e lui ci arriva, incredibile. Vediamo chi la scampa su questo diagonale. E la Madonna! Che risposta, ragazzi. Valka, oh. Direttamente da Vikings, porca puttana. No, da Assassin's Creed. Questa. Dai, che cazzo. Quanto corri, amico mio? Così, eh? D'amblé, doppio fallo d'amblé. No. Non ci ha regalato sto sogno. Mamma mia! Mamma mia, Yannick! Mamma mia! Grande! Che cazzo di recupero che hai fatto? Bellissimo. Dai. Eh no. Molto bravo, è stato profondissimo nella risposta e non ce l'abbiamo fatta. Però qua, quando la prendi, quando la prendi. Ehi! Che cazzo ha fatto? È su, dai, Yannick. Forza, forza. Cerchiamo di metterlo in difficoltà, ragazzo. Facciamolo correre. Facciamolo stancare. Oh, Madonna. Questo ci entra. Ah, sto sbagliando. Sto sbagliando il tempismo. Non sbagli mai, però, ragazzo mio. Su. Su! Eh sì. Oddio, che culo! Mamma mia! Sudo pure io, raga! Sudo pure io!
Bravo Yannick. Bravo Yannick. Forza Yannick. Vai Yannick. Che scambio, raga. Che scambio. Bellissimo. Mamma mia, lì si era compenetrata una racchetta. Dai. Ma cazzo fate? Tira più forte di me dopo che gli ho tirato i mig. Incredibile. Incredibile. Doppio fallo, dai. Regalacelo. Non possiamo perdere il set. Dai, forza. Ah, che merda. Sono fucilate, raga, sono fucilate. Non so più che cosa fare. Siamo troppo stanchi, troppo stanchi. E guarda questo. Non angola più, non angola più Yannick. Dai. Non ci abbiamo più la forza. No. Ho sbagliato il colpo definitivo. Mamma mia! Mamma mia, che colpo! Non si sa da dove gli è uscito questo colpo. Ehi! Dai! Me le anticipa tutte. Me le anticipa tutte. Niente. Forza. E dai. Dai, una fatica tremenda, raga. Una fatica tremenda. Non sto capendo più niente con l'analogico. Mi stanno sudando le mani. Oddio. Non posso sbagliare. Oddio. Mamma mia, che ha tirato. Non è vero. Dai, forza! Mamma mia. Sto soffrendo, mi vedete proprio distrutto. Se superiamo sto turno mi ritiro. Cioè, non è... non è normale, guarda questo. Mamma mia, Yannick. Con le ultime forze. Ma chi sei? Ma chi sei? Tanto... no! Mi ha distratto la macchina, non so se avete notato questa cosa. Elicotteri, ma che è? Ma dove stiamo? All'aeroporto. Vabbè. 30, love. Raga. Vabbè. Ma guarda dove le mette. No, tutto sbagliato. No. No, sto sbagliando tutti i tempismi. Non riesco più a prendere un verde. Dai!
Game, Singer, Singer leads 3-2. Mamma mia. Dai, Yannick, ora. Yannick, ora. È il momento. È il momento di fare quello che non sei riuscito a fare per tutta la partita. Cioè, in realtà una volta l'abbiamo fatto, breccarlo. All'inizio, il primo game. Chiudi l'ora, ma porco tinni! Bello. 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 Sì, vabbè. Bellissimo. Bello. Bello. No, fa cagare, ma è bello uguale. Dai, che bello. Dai, che bello, Yannick. C'ho le dita che sono consumate. Non c'ho più i pollici opponibili. Mamma mia. Non si può giocare. Non si può giocare a sta difficoltà così. Al TS500, oddio. No, che fai? No. Dai, set point, cazzo. Dai. Game and second set, single, 4-2. Dai. Mamma mia, datemi una anfetamina, datemi qualcosa. Mamma mia. E dai, dai, iniziamo in vantaggio, forza. Ah, ma c'è il super tiebreak, è vero, cazzo. Ehi. Vattene a fanculo, però. Boo! E non muore mai. Dai! Non ci credo. 1-0. Porca di una troia. Che scambio. Ehi! Ehi! Porco tinne! Ehi! Fanculo Valka! Fanculo Valka! Fanculo Valka! Ehi! Perché? Ehi! Strettino! Ehi! Boo! Culo Valka, mamma mia Valka. Bush. Ma non è possibile. Dai, vieni a rete. E ti supero, forza. Forza, Yannick, dai. Dai. Mamma mia. Mamma mia. Che cazzo fai? Dove fai? Che fai? Ehi. 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 Non la prendi. 4
mini break. Non è mai vero. Mamma mia! Schiaffo al volo di dritto. Mamma mia, Yannick, da dove l'hai tirato fuori quello? Non lo voglio sapere. Arca, bravo! No, fa schifo. Alle difese. Alla barda spaziale. Boosh! Boosh! Push! Vabbè, non è possibile! Push! Vai, chiudila! Porco Dio, dai! 6-3-6. Fammi un doppio fallo, ti prego, regalamelo. Regalami sta gioia. Regalami sta gioia del doppio fallo. Vaffanculo, va. Dai! No! Dai! Chiudi adesso! Ma porco il la bambuscia! La bambuscia! Buscia! Oh! Mamma mia! Oh! Voglio un passante! Ma non è possibile! Vabbè, ciao! 6-5-7. No! Oh, forza! 7-5. Mamma mia! Seven. La perfezione, mi hai preso pure quella, pezzo di merda. Servizio della Madonna, non si sa come me l'hai preso. Guarda quest'altro. Dark. The push. Vabbè. Yannick. 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 Da dove le tirate fuori questi energie, Yannick? Yannick! Vai indietro, Yannick! Oh! Non c'è... No, bello! Dove l'hai tirato fuori dal cappello questo? Ciao! Madonna! Yannick! Yannick! Ma non sto sognando! Sta giocando degli ultimi match point. Push. Ma non ci credo. 9-7-6. Non è vero. Stavo già mollando il joypad. Non è vero. 9-8-7. Non può aver ripreso quelle palle, raga. Dai! Vai traffic! Vai! Game set. Two sets to one. 1, 3, 4, 2, 10, 8. Vai a far culo, Barker! Il Sinner Power! Abbiamo tirato fuori il Sinner Power, cazzo! Mamma mia! E c'ha ragione sul tacco sì, cazzo, c'ha ragione! Una partita incredibile, la partita più difficile mai giocata! Mamma mia!
Ho sudato. Mi devo ritirare. Sì, questo 81 di dritto. 81 di dritto. Livello 26. No, mi ritiro. Non si può fare. Non siamo ancora adeguati per DS500. Una partita impossibile, cazzo. Abbiamo vinto una partita impossibile. Siamo stati bravissimi. Abbiamo gestito le cose in maniera incredibile. Neanche io con le mie mani non so come ho fatto. Vi giuro, non so come cazzo ho fatto. Abbiamo le statistiche orripilanti e dobbiamo migliorare. Il prossimo torneo è un 250, ovviamente, ragazzi, ovviamente. E beh, che dire, sì. Parteciperemo per la prima volta a Athens Cup nel prossimo episodio. Cerchiamo di migliorare. Non so se parteciperemo ad Athens Cup, nel senso, vorrei cercare di migliorare per portarvi un po' avanti anche a voi nella carriera di Yannick. Quindi probabilmente giocherò un po' off screen, come ho fatto per arrivare fino a questo episodio. E spero che vi sia piaciuto. Comunque è stato per me l'episodio più figo di tutti, perché è stata una partita incredibile, veramente emozionante. E non ho parole, perché incredulmente sono riuscito a portarmi a casa quei quarti di finale. Io non so come ancora, non realizzo. Quindi lasciate un commento qua sotto se avete apprezzato il video, se avete apprezzato questa battaglia pazzesca che c'è stata su Terra Rossa, in una partita che era iniziata malissimo, poi c'è stato un casino, però ce la siamo portata a casa. Questo è l'importante. Per cui noi ci vediamo al prossimo episodio, che è il quarto, e sempre qui su Parliamo Net mi raccomando di seguire tutti gli altri video, tutte le altre serie che stiamo portando. Sta per arrivare una nuova serie horror, che il gioco non è nuovo, ma dato che avete votato il gioco nel post in community sapete già di che cosa sto parlando. Ovviamente link in descrizione per usufruire degli sconti Instant Gaming. Oggi trovate a 44 euro e qualcosa Topspin nuovo, ovviamente tutto bello impacchettato e fiocchettato. E beh, che dire, grazie ancora, mille grazie, e alla prossima.